Misure alternative alle sbarre di una cella per risolvere la questione carceraria. Le chiedono a gran voce i garanti di detenuti attivi sul territorio che hanno risposto questa mattina all'invito del garante della Regione Campania, Samuele Ciambriello, che ha organizzato una giornata di riflessione sul tema Scegliere la libertà, misure alternative e magistratura di sorveglianza. Vogliamo incoraggiare il governo a non far entrare in carcere persone con piccoli reati. E vogliamo promuovere e sostenere una magistratura di sorveglianza e un terzo settore per le misure alternative al carcere. Questo a noi interessa, sapendo anche che nella nostra regione su 6.362 detenuti ne abbiamo altri 7.400 che sono in un'area penale esterna. Ora, in che misura queste persone che hanno sbagliato in un paese, in un quartiere, in una città, li aiutiamo a rendersi responsabili di quello che hanno fatto? Però li aiutiamo, come dice l'articolo 27 della Costituzione, a reinserirsi nella società. Tra i presenti gli attori del sistema carcerario regionale, magistrati di sorveglianza, provveditori, avvocati e anche figure più vicine alla popolazione penitenziaria, tra questi cappellani ed esponenti del terzo settore. Intervenuto anche Carmelo Cantone, reggente dell'amministrazione penitenziaria campana, dopo la sospensione dell'ex provveditore Antonio Fullone a seguito del suo coinvolgimento nell'indagine per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere della Polizia Penitenziaria ai danni dei detenuti del padiglione Nilo. Ma la Campania è una regione fra le più complesse dei nostri territori per più motivi. Da una parte perché c'è una criminalità organizzata di molto vivace, come si sa, dall'altro c'è una marginalità molto diffusa, una marginalità che tra l'altro appartiene al territorio, nel senso di situazioni di povertà, di difficoltà, di disagio sociale molto forti, che purtroppo sono un imprinting di alcuni di questi territori, mentre in altre regioni magari è più forte, parliamo del centro-nord, il problema della presenza di extracomunitari come espressione di marginalità. Qui invece la marginalità la esprime lo stesso territorio, così come esprime delle grandi ricchezze, umane e professionali, esprime anche delle grandi difficoltà. La Campania sotto questo aspetto è veramente particolare e merita una grande attenzione.